tiro stanco, quindi se va un attimino lentamente devi scusare. Ok, lui? Sì. Noi dobbiamo scusare lui? Sì. Se va un po' piano. If any of the things that I'm showing you guys are obvious and you want to skip them, just let me know and we'll skip them. Se qualsiasi cosa che stanno facendo sono ovvie, cose ovvie che sapete benissimo, dite di saltarle e di lavorare, e non le fate bene. Ok, so a good technique for uchikomi, a two-man uchikomi for practicing. So, if you come over here, please. So, for example, say a nagi. So, Tom, you're going to do just say a nagi. And I'm going to hold the belt and hold the feet. Tom, come in for say a nagi. Lift them off the ground. Lift. Yes, one. Lift them up. Get them up. Up. Yes, like this. Like this. Like this. I want to let him lift you a little bit, but not too far, so you feel the movements of the technique and get a little bit of resistance. Quindi la persona che tiene Luque deve consentire che venga sollevato, ma dalla resistenza, non che uno possa dare tutta la forza. You do this? Yeah. Yeah? Okay. Let's do a couple. Just warm up a little bit more. Let's do it. Vediamo come riscaldare la mente tra un po'. L'ho visto lo stage da Wispa. Sempre della federazione. Sì. Però io ho dato anche il primo della Wispa. Cosa fanno?
con le teste, gli scritti, le frasi, e dividono tutta la materia. Dividono... Mate! When I do judo, I don't go all the way down because I don't compete anymore, and I practice judo for self-defense and urban combat. So I always want to stay up so that I'm ready to deal with multiple attackers. Quindi per, avete capito tutti quasi, il judo sportivo va bene andare al 100% a dare col ginocchio. Lui non compete più e quindi insegna diciamo, judo e difesa personale per, anche per combattimento da strada, allora non vuole andare giù, perché vuole stare in piedi e essere pronto se c'è un eventuale secondo attacco. So at my school, most people are not competitive judo players, so I teach pretty much everybody, all of our throws, except for sacrifice throws, we remain standing. Quindi siccome la maggior parte delle persone della sua scuola non compete, lui insegna di rimanere in piedi, a parte le tecniche di sacrificio, rimane sempre in piedi, che è molto la tecnica. Ok, I want to see you also the bar. Soto guard. Tommy, you fall down. It's not incorrect. That's my job. But what I teach is very important, the angle for a soto guard. So when we walk in here and he steps back, I want to angle my foot. I don't even know what this angle is. What a 90-degree angle to his foot. Uh-huh. So when I come through and you notice my soto guard, both legs will always come off the ground. Quindi come faccio a vedere prima non è sbagliato, dice, però lui insegna sempre di andare a 90 gradi rispetto al piede di Tommy in questo caso. E dice si vede che entrambi le gambe di Tommy volano. So you were doing it. You were definitely angling that. C'è un po' diagonale. The problem is if you do it the other way, when he comes in for his just with your toe straight. When he comes in, I can ride it out. No problem. But when I angle properly, he can't ride his leg out because he's actually going on this direction. So it's the same forward, it's the same back, it's the same backwards, it's the same forward. So when we go backwards, I have that angle. When we go forward, I have that angle. We get both feet. Sia se lo faccio andando avanti, sia se lo faccio andando indietro, vado sempre avanti. So you practice this way. You'll find it's easier to throw a person. Vedrete che è più facile. I don't know if it's obvious, if it is, you know, forgive me. Se è una cosa ovvia che sapete, scusatelo e no. So I want to watch now, and I want with your partner, we'll do stepping back first. Just keep that back part. And I want you to make sure you angle your foot, and then throw. Both feet off the ground, every time. Quindi adesso lo proviamo andando, camminando avanti, e sempre a guardo, e Luque dovrebbe volare con tutte e due le gambe. So in this range right here, he has power. We have force. But if I just move my weight back just a little bit, he loses his power. Keep your posture, okay? So push into me. Push. Yeah. So here. Yeah. You see this? So the trick is to go into a soto guard before he can re-step. In that moment that push into me, lean into me. That moment that he lean harder. Push. In questo momento, prima che lui faccia un passo, è il momento di andare verso il So when you have this action happening, I move a little bit back,
I just stick my leg out long range and I do the same motion of a sotogari. It will look like this. Mentre vado indietro, metto la gamba. So I'm just barely touching. But because he's so overextended, he will go. I push, I move back, like this. Okay? It's kind of hard to feel. You have to practice this technique, but he has to lean into me like this, and that leg has to be forward. And then I want to try to be upright. Io voglio stare dritto. And then I'm going to come back. Vado indietro. La gamba. So he's like this. If he has a chance to step, it won't work. Se lui riesce a fare il passo. So try it for a second. You can get it. Provate. We have the belt. The way we learned was one, two. So the ogo is actually kotsuri. Gauche is a fake to the knee lift, the knee hoist. Lo gauche è veramente una finta. Quello che cerca è il sollevamento con il ginocchio. Do a push. Lui cerca. The left leg goes in. And then I lift the belt and the leg comes up. Lui cerca la reazione di Tommy a difesa dello gauche. Tommy sposterà il peso mettendo il facile sollevare. Obviously, some techniques are going to be easier for different people. For me to lift Club Lugo would be a little more difficult. But what would work for someone heavier, if you notice, it's very common when you come in for this throw, is he'll step in front to block it. To block it. So I need this reaction. He steps in front. I just come here. So I don't get air, but I still get the. Mi dice ovviamente certe tecniche sono più facili con persone più leggere, sarà più difficile con lui per esempio, ma come ha fatto vedere la seconda volta posso arrivare sempre alla stessa tecnica senza bisogno di sollevarlo. So for your school you can practice two ways. The first way is just go. Questo è il primo modo. Two and get air. È proprio il sollevamento. And the second way he's just going to step in front. Il primo modo si reagisce. Lifting. And just bring him down. Come on. You step in front. Okay. I suggest for today that you just do one. Adesso proviamo solo questo. Quindi di fare la finta e poi sollevamento del ginocchio. Un'altra tecnica che ho fatto vedere l'altro giovedì è un passo orai gauche. So the way you practice is I keep the foot up the whole time, up to 10. Dovete tenere l'altro piede sempre sollevato, è un modo per praticare. Uno. Sempre. Fino a 10. Due. Tre. And the throw is going to look like this. Questa tecnica. Okay. So for your students to practice, for like you do uchikomis, then you do 10 of these before you even throw. Quindi sempre 10 passi senza mai appoggiare l'altro piede per terra prima di proiettare. So it's important not to lose your balance. Non dovete perdere il vostro equilibrio. Every time, perfect. Every time, never falling, never putting your foot down. Sempre praticando senza mai perdere l'equilibrio e mettere l'altro piede. Ok, I want to see, let's do it. So just here, right gauche. Ora voglio vedere la right gauche. And, you okay? Careful the knee. Sapete il ginocchio. You never want to whack the knee, it's wrong. You should be pushing this part with your hamstring. Dietro la vostra coscia dovete spingere la parte che vado a vedere, non il suo ginocchio. A really good way to do a right gauche, if you don't do it already, and a lot of your other throws, is this over the back. Questa presa aiuta molto. Especially for this, works really well. Okay, let me see. A right gauche.
So like I said the other, since we have some new people, I'll probably repeat myself a little bit, but like I said the other day, because I'm actually 43 years old, because I'm a little older, my judo doesn't rely so much on strength, but on tricking people. So this will be a trick coming up. Forse mi ripeto un po' perché l'ha già detto lunedì, però siccome ho 43 anni, il suo judo è molto basato su piccoli trucchetti che sulla forza. So one of my favorite little tricks is I give my foot for Daishi or I, and I let him push it. It's important that I let him push it past that knee. Questo piccolo trucco, lascio il mio piede apposta come una... Come esce. Una esca e lascio che lui mi sposti per un Daishi Barai oltre il suo ginocchio. So push again? Push hard, push hard. This is wrong. Questo è sbagliato. So let him push it. As he pushes it, lasciatelo spingere. You hop. Poi faccio e io poi faccio questo saltello perché abbiamo lavorato prima. So I'll be here with my students, I'll be moving around, and then I fake the foot. Boom. Gli do l'esca perché voglio che mi spinga una vita. If you do it correctly, it's effortless. Se lo fate correttamente non fate nessuno sforzo. Ok, so the timing is important. Here. Boom. Some of you might have actually got Oguruma, right? No problem. It can be a Raigosh, what I call Ashiguruma, or Oguruma. The important thing for these throws, for most throws, if not every throw, is that my hips are close in them. The closer my hips, the more power I'll always have. L'importante è andare vicino con l'altro. So don't feel here. Non fatelo da lì, che è troppo lontano. Jump your hips. Andate vicino, vicino con l'altro. Con l'altro. Okay, review. Conoscete il gioco troppo a vuota? Anybody knows? Let me see. Yoko Wakara. Okay. So the same concept. I give my foot, I let him push it, I go to Yoko Wakara. Okay, counter technique. Lo stesso concetto, quindi da un piede lo lascio spingere. Ok? Try. Terresti la vittoria in questo caso, se vedi una presa del genere, a chi ha fatto la tecnica, ti fa vedere il demo? No. No. Il concetto è questo, cioè se è evidente che... Right. Si vede il chiaramente su, si vede il parte. Shoulder carry throw. So what I do is when I'm moving around with my partner, I insert my thumb on this side and my four fingers on this side. Okay? So we're moving around. I get my thumb inside. I get my four fingers inside. Pollice dentro e quattro dita dentro. When I feel I have the opportunity, I basically go down, take him up, and from here we can go right into the submission. Yes. Ma dentro senza muovermi, senza muovere le mani, vado subito allo strangolamento. Also, I just want to say real quickly, at my school, we try to practice our uchikomi without stepping back and then going, stepping back and going, because what happens in competition is you get used to stepping back before you throw. So we try to do all of which coming from here and here, never going back. So when you see me do it, it's a mistake. So we're moving around, I get my thumb in, I get my four fingers in, and in, and open. Ah, again, that was loud. Here, I have to rotate all the way and get them all the way over. My arm goes straight down the middle of his torso, my shoulder on his belly button. Mio braccio va dritto lungo il suo corpo e la mia spalla in corrispondenza del suo obliquo.
I position my body like a letter Y with my legs. Il mio corpo con le mie gambe fa una lettera Y. I do not want my knees on the ground. Le mie ginocchia non devo toccare il tatami. I do not want my butt in the air. E non voglio mi sedere troppo alto nella terra. Over here. And now I drop my hips and choke. Vicino la mia il mio bacino è strano. So, you may not get both moves together smoothly today. You can normally practice one and the other for beginners, but the first move is basically the throw, and the second move is the submission. La prima è una Let's just try it a couple times. You have the videotape so you can review and practice on the video. Let's try it a couple times. I call this shoulder, this is called shoulder carry throw. Shoulder carry throw. Trasporto con la spalla, la tecnica di una posizione di trasporto con la spalla. And shoulder carry triangle. È lo stesso. Trasporto con la spalla, strabando. Let's try it. Thumb, four fingers. Okay? Let's see. So, I come in for my uchimata. I want a convincing uchimata. I want to try to lift him. He's going to resist, okay? He's going to resist. I'm dropping my weight. I want to defend it so. Faccia difesa con proprio. This is how you learn the move. Questa cosa di imparare. I lift, I go. Both times squat, okay? Squat, you squat. Simple. This is how you learn. In competition, difesa con proprio. When you get better, all you have to do is show the uchimata. And then you go. Okay. So for let's practice this one. I want you to lift one, then throw. So one, two. Okay. You want to do it or you just want to keep moving? Dovete farlo o volete andare avanti con un'altra cosa? No, no, certo, certo. So when, for example, when I'm going with my students, if I go for a high go, should they resist? I make a mental note of what they just did, and then next time I go for 10. Okay, good. What's next? A combination of Aikido and Judo. So I call it the Aikido Izaburuma. Questa è una combinazione che lui pensa sia, insomma, mi piace chiamarla combinazione tra Aikido e Judo, quindi lo chiama Aikido Izaburuma. So one of the techniques Sensei Ran, my Aikido Sensei taught me. Un suo allievo e anche un maestro di Aikido che mi ha insegnato. Is when you're holding really tight, you cannot get this grip off. Quando non riesce a venire fuori dalla presa che tu mi adesso sul suo gomito, quando proprio non riesce a tirare fuori questo. I circle around. Over the top and straight down. Giro e dentro. E dentro. Right, my hand comes down like this. Ed entra la mia mano, viene giù. If he lets go, fine, and it broke the grip. Se lui lascia stare, vabbè, allora non c'è problema. Questo è il caso di studio quando lui non lascia andare. If he doesn't let go, it makes a wrist lock and breaks his balance. Se lui non lascia andare, questa torsione gli fa una leva al suo polso. Grazie. E rompe il suo equilibrio. And then I go from this grip to this pushing. Quindi invece di sviluppare comincia a spingere questo. Spingi lo rompo. Forse se solo come action, no problem. Either one. So here it's not coming off. I come here. Okay? Let's try. We start to learn like this on our back, beat the hips, hold both elbows, lift your partner up in the air. Okay? So what I want to do
is release this leg and bring it around his head and go for Jiu-Jitsu. L'altra tecnica che abbiamo visto è lunedì, si parte da questa posizione, però una persona completamente sollevata, e quello che voglio fare è liberare una gamba, girare intorno, turn around one direction, the leg. This leg will come around over his head. Quella viene fuori e intorno alla sua testa. It's important to have control. So what I'm doing is a good way to practice. E questo è un modo di esercitarsi, perché è importante avere questo controllo, quindi va bene. Hold the elbows. Tenere il gomito. Giù. Up, release, turn. Giù. Quindi come standard grip. Da un grip, da una presa standard. This technique only works if he resists my tomonagi by bringing his weight back. Questa tecnica funziona solo se sta resistendo il tomonagi, dato il suo peso lì. If he doesn't, se lui non resiste il tomonagi, I throw the tomonagi. Io vado il tomonagi. So for you guys here, going out this. When he lifts, I'm going to try to bring my weight back the moment he does the technique. Quindi lui chiede di portare il peso dietro. Okay. And in competition, you always go for tomonagi first, and just pull, 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 pull. In gara prendete col tomonagi e continuate a vincere col tomonagi. Because a lot of times you will get it. So you feel that he's falling back to his feet, you push him to the juju. Voi andate, spingete, 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 se invece vedete che sta cadendo dietro, andate per il juju. E andare a spazzare, in particolare andare a spazzare il gomito. It's like a sweep to his elbow. Sure. Yeah. Okay, so let's try to learn from here, on the back. Quindi iniziamo da questa posizione qua. It's easiest with two elbows to learn. Iniziamo così, tenendo i due gomiti. This one stays on and pushes, this one comes off and releases. Okay, let's try. When you do Jiu-Jitsu, don't want your feet in here. Quando fate Jiu-Jitsu non volete piedi in aria. Okay, there's two ways that are okay. One is with the feet spread and the knees in. Feet on the ground. Quindi volete, cioè un modo giusto è piedi a terra e ginocchia in aria. If you want to open your knees, you have to cross your ankles. Se volete aprire le ginocchia dovete incrociare le caviglie. But this is wrong. Questo a good a good jiu-jitsu guy, a guy with good name was will escape this all day long. Se qualcuno se vostro che branch esce su. Pinch. I want to be controlling his arm with my leg. Pull your arm up. Voglio potermi controllare il suo braccio solo con le mie gambe. And then I just have to take my time. E poi posso fare con calma. Adductors are holding. Questi gli adduttori della coscia devono lavorare. So so you are here with Jiu-Jitsu and you meet resistance. Qui trovate la sua resistenza in questo modo. A good technique. If I see a hole, I put my foot through. Vedo il buco e ci metto la gamba dentro. I take this leg off. Levo la gamba. When you take this leg off, he sees the daylight. He thinks he's out. Lui vede la luce e pensa di essere fuori. So he'll come to sit up. I wait for him to turn his knees to the ground. And that's when I seal my triangle. So aspetto che le sue ginocchia arrivino al tatami prima di chiudere le gambe. Sengaku. It's important I don't seal my Sengaku Jimmy until this knee hits the ground. At the moment it's Sengaku, fino a che il ginocchio sul tatami. So let's try this technique. So with this technique, what I was saying is come up into my garden. There's a couple of important points.
One is that I straighten my leg and lift my hips to the ceiling. Quindi, stendo la gamba e sollevo il mio bacino verso verso su. Two is that I don't want to do it from this angle. I want to turn so that I'm coming across. E non voglio farlo lungo di fronte, ma voglio da di là. If you find you're going for Sengoku Jimmy and you just can't seem to get your foot in here, se voi provate ad andare a Sengoku, it's because you're leader. E mi sembra possibile arrivare a chiudere perché siete dritti. This year, push, I pivot. Now sit. Ora se siete nella posizione facile. So that's why you have to wait for him to come to his knees. If we go too soon, we'll squeeze, maybe we'll get the submission, but it's not a perfect triangle. E questo è perché dovete aspettare che lui salga su, cioè venga su prima e appoggi entrambe le ginocchia, così c'è l'angolo giusto. And one of the things that I do a lot in the States, that I get hired to do at schools, is like consulting the judo schools. Una cosa che mi capita spesso negli Stati Uniti è di andare nella scuola di judo. And I suggest that you guys always go slow and soft for all your techniques. Consiglio sempre di andare lentamente e soft. You don't have to go fast, you don't have to go right. Fluidamente. In, I take my leg off, he turns, I wait for the knee to come down. When the knee comes down, I have my angle that I want. Then, simple. I seal it, I pull this head down, and squeeze. Spingo la testa verso la testa giù e schiaccio. Okay, if we're in the triangle and he starts to stand up, I want to reach for this leg here, push and bring him here. Se lui comincia a venire su, a cercare di venire su, prendo la gamba. If there's a big weight difference, I may not be able to finish, but I will be able to finish. If I'm a lot stronger, I probably can still get the triangle. But it makes more sense from here, it just couldn't bump my leg over and go back to judo. Se sono molto più forte, potrei continuare a strangolarlo, però normalmente conviene andare di nuovo a judo. So anytime you have a triangle, he starts to stand up, my hand is a C grip, like the letter C. Una lettera C. Una lettera C. Push and bring my leg over. Spingo e mi metto con me. Because his arm is exposed, he's no longer holding. Perché lui non sta salvando il suo braccio. Okay, let's do some arm lock escapes. Facciamo, se c'è tempo facciamo la difesa dall'attacco braccio. Okay, so Jujigatami, the first one. I want to open, no, that's the third one, yeah. I want to open my arm and my thumb goes up. When my thumb goes up and I let it go, I run away from him. It's very common mistake is they run this way. I want you to turn away from him, run sideways. If you notice, if he pops his hips now, he gets the bend of my elbow. Pop your hips. No. Adesso anche se lui prova, non hanno al lato buono, non fa niente. It's very important that when I come up now, I don't come right up inside his legs for the Sengoku. Non devo venire su e mettere la testa su gambe perché gli do Sengoku. So the thumb goes up, I run away, and when my head comes up, it comes up, try to get Sengoku. I come around his leg. E voglio evitare Sengoku andando. Okay, thumb goes up, he runs away, his head comes around, I hug my neck. Bingo. No problem. Okay? Should we try? Then one leg is open up. Then one. In this situation, I didn't go over this the other day, but it happened over here. It's a real simple escape. With this one, I just kick back like this. Questo altro modo di uscire, questa tecnica di uscire è molto facile. Semplicemente di accennare i piedi. Because this is holding me down and I'm putting my legs over. Like this. Okay, scusate, questo funziona se lui non ha entrambe le gambe sopra di me, ma ce n'ha una sola.
But anyway, review from the other day. So, the camera, watch out. Over there with the camera. Over the camera. Oh, can you see all? Can you see the camera? Oh, maybe you... sta dicendo su quella telecamera, che è più facile vedere. I want to take my elbow, but pop my hips up and get my elbow under his leg. Quindi voglio tirare su le mie anche, il mio bacino e mettere il gomito sotto al suo piede, il mio gomito sotto al piede. The first one the thumb went up, the second one the thumb is going to go. Questa volta invece di andare su il mio pollice va in giù, indica in giù. When I release, my thumb goes down and I shove the leg over my head. Quindi questa volta il pollice va giù e porto con il gomito il suo piede sopra la mia testa. And then I grab. Poi lo prendo. So, up. In. E poi lo grabo. Shall we try? Proviamo. It's important I don't let go. I let go at the last minute. Quindi lascio solo all'ultimo istante. It's also important that he does not cross his ankles, crush your ankles. Se lui questa tecnica funziona se lui non ha le caviglie incrociate. We're gonna do that next. Quello lo facciamo dopo, se sai caviglie incrociate. Open the ankles. Quindi questa tecnica funziona con caviglie non incrociate. I continue to hold my wrist. Continuo a difendere il mio braccio, a tenermi il gomito. Shove this over my head and quickly release to get out. Okay, the next one. La prossima. Now his ankles are crossed. Ora questa volta lui sale le caviglie. This one has a lot of different movements. One, I want to bring my legs up and grab my pants. Primo, prendo le mie gambe sopra e prendo i miei pantaloni. Kick my legs and get up like Casey. Calcio le mie gambe e vengo su, usando. Push my weight into him and bring my legs through. Spingo verso di lui, metto il peso verso di lui e esco con le gambe. And when I release, I quickly have to hold his head and I keep him compressed. E quando apro la difesa, lo devo tenere compresso. And now I bring my knee behind his butt so he can't put it on the ground. E poi sollevo il suo sedere e metto il ginocchio dietro al suo sedere in modo che lui non può rimettere il sedere in suo sedere. And then just little by little, e poi piano piano, my elbow out, my hand push, I'm out. E adesso. Again. Andate sotto e prendete i vostri stessi pantaloni. And straighten your leg. E raddrizzate la gamba. So grab straight. Very painful. È veramente doloroso. What will probably happen is he'll grab my leg to try to free his neck, and that's probabilmente quello che succede è che lui agguanta la mia gamba per tentare di rilasciare la pressione dal suo collo e quindi ho il giudice che lascia il suo braccio, lascia la difesa. Okay, okay. This standard technique here. Questo è standard. But when guys are really strong, ma quando quelli sono veramente forti è difficile perché vi danno un sacco di resistenza. I change my hips. Quindi vado in chiesa Katami. I put my elbow on my hip and shove my whole body over. Quindi metto il mio gomito sulla mia anca e sposto tutto il peso del corpo. I seal the lock, then I come back and I finish. Chiudo, chiudo il garante, torno indietro. Very strong, I did nothing, come here. Throw my leg over, I will catch my elbow on my leg here and put my heel to the ground. Seal my grip. Quindi come back to the chest. Torno indietro, petto su petto.
Udegarami is always better if this is in here, pushing his head away. Meglio per far sforzare l'udegarami bisogna mettere idealmente il gomito lì e spingere da lì. I'm going for Udegarami here and his arm busts out and come around my neck. Se nel suo braccio mentre sto facendo l'udegarami va, riesce a uscire e andare a finire lì. I trap like this. Lo guanto in quel modo lì. My hand goes inside his leg. Vado dentro la sua gamba. Juji. E vado di nuovo a Juji. Whenever you have this juji with one leg bent, quando avete il juji con una gamba fuori, dovreste prendere sempre la sua gamba. Because now I can't do that technique. Perché non può fare quella fuga che vi ho fatto vedere prima. It's flat. So maybe I'm here, maybe the arm comes out. Se sono così, la sua braccio esce. Like this. Posso andare così e questa qui è un'altra leva. You're here, you push this down. This review from the other day. Questo spingete il suo polso e andate a contarlo così e salite con la vostra. Both. You're here, cross body, thumb goes in. Il pollice va dentro. And that. Questo è uno strangolamento. Submission. And here cross body. And the belly. Fingers in. Inizio con il ginocchio del suo, nella sua pancia e le mani sono come le diceva prima, quattro dita su e pollice in giù. Vado nella posizione quattro denti. Mounted. I want to choke. Voglio strangolare ecco qua. I open the gi, apro il kimono, so I get my hand. In modo, apro il kimono in modo da poter entrare dentro con la mano. I want to do a regular choke, but it's important that I don't just come here and start to choke, because if he pops his hips, I hit my head, I have to release. Voglio fare uno strangolamento normale, ma quello che non devo fare è andare semplicemente lì con la mano, perché se lo faccio. So what I do, I open, fare ponte. When I put my thumb, my head goes down at the same time. Quindi quando metto la mia seconda mano, la mia fronte si appoggia giù. This leg came out, knee tight. Quindi il mio ginocchio è vicino al suo corpo. So I made like a tripod. One, two, three with my head. Quindi è come se fosse un treppiede, no? Ginocchio, testa. And now here I drop. E ora posso strangolare normalmente abbassando il bacino. I'm here, I force the Udegarami. Provo a portare giù per l'Udegarami. And it's very common that the guy reaches through the middle. E spesso lui può difendere l'Udegarami in questo modo. I come inside. Allora dentro e vado a giudicità. Very good combination. Quindi una buona combinazione, provare l'Udegarami e cercare la sua difesa per andare a giudicità. If I want to set this combination up, I make sure when I push my Udegarami that I open my elbow out and make it easy for him to come inside. Quindi se voglio andare l'Udegarami apposta perché lui vada a difendere, allora gli lascio lo spazio per la sua difesa. I'm here. I feel resistance. Lui sta resistendo qua. Step off. I reach under his head. And pull. And go to the back. Quindi questo è modo per transitare dall'Udegarami alla sua schiena. Alla put your feet flat. So I feel resistance, I step off, I reach under his head, and I start to go to his back, I grab this collar, and I feed it right away to my hand. Quindi, and I have it. Apro il collare, vado a Cattagino. Cattagino, thank you. Right. Here with the back, I start to go for Okiri Irijimi. He pulls his hand down. I let it slide on his collar. Lui sta difendendo e io lo lascio difendere. I kind of push him away a little. Sneak my foot inside. I don't know if this is legal in judo. Non so se è legale questo in judo. Di lasciare spazio in modo da poter infilare la mia gamba. Push and pull. Molto forte. We're here. He's defending. His arms are in. I come over this way and make a frame.
quindi mi sta difendendo e entro e faccio una cornice in questo modo. Fall to the side and keep the spring here so he cannot connect his head to the ground. Quindi vado io al lato e impedisco che la sua testa vada al tatami. This comes over his head. The way I get him to open his arms is not by pulling, it's by pushing his head away. E gli faccio aprire il braccio. E gli faccio aprire il braccio non perché sto tirandomi il suo braccio, ma perché sto spingendo la sua testa. In the frame. Here, let me push up on the frame. Yep. Frame. Questa è la cornice che io voglio fare. Voglio fare una cornice resistente. Push the leg hard. Quindi voglio allontanarlo con la forza della gamba. On his hands and knees. Lui sta difendendo in questo modo. Koshi Jimmy. So I'm going to open the gi, feed, grab his wrist, I break his shoulder down to the ground. Quindi sporcio la sua spalla al tatami, la spingo al tatami. Most people just bring their leg through and choke. E molte persone vanno avanti con la gamba e fanno qui, chiudono qui lo strangolamento. The problem is if he's really strong, he pops his hips. Il problema è che se lui fa il ponte, io vado a finire per terra e devo lasciare per difendere. Quindi prima cosa metto la testa giù e poi faccio lo strangolamento. Quando la mia testa è giù a fare il treppiede, diciamo. Sometimes they're very good at defending with their gi. A volte sono molto bravi a difendere il tuo proprio kimono. So I reach this side in, I grab the kimono, I pull this out. Quindi vado per il kimono, lo tiro fuori. Bend back under. Vado sotto, prendo il kimono. Everything's the same now. Drive the shoulder to the ground. E la mossa è la stessa. Get out and then come. We call any kind of choke with the bottom. Rope or loop choke. Li chiamano gli strangolamenti con la corda o con il cappio. No? So we did a technique where we were here. Right? You remember this one? Vi ricordate questa che abbiamo visto prima? The loop version. This is here. Nella versione con il loop. Lo stesso, poi invece di andare sul kimono, al suo bavero, vado all'angolo. So many moves. Bridge and turn. Sì. Basic, come back here. What happens, good judo guy, when you bridge, he's going to put his hand on the ground. So when we come back down, I reach back with this hand, this way. And make a frame with my hands like this. Bring your hand forward. And I trap. And now it's a seat. I need to get this. Quindi lo fa due volte. La prima volta lui per difendere mette la mano fuori e io poi vado a fare una cornice solo al suo braccio. Poi quando faccio la seconda volta non ha più la porta. Anybody comes to America, please come visit Philadelphia, train at my dojo, check out my Facebook, my web pages, I stay in contact. I consider this my second home in Italy now. I visit three times. Thank you, Lorenzo. Every time welcome. Every time welcome. Okay. Great. That's it.